Andiamo a premiare adesso invece il direttore HR dell'anno produzione e distribuzione energia elettrica. Il premio va a Antonio Andreotti di IREN. Per la crescita e la valorizzazione dei propri collaboratori intesi come pilastri e valori fondamentali dell'azienda, per la grande attenzione all'innovazione continua, l'inclusione, l'investimento in digitalizzazione e lo sviluppo di iniziative finalizzate al benessere delle persone. Abbiamo sentito parole come pilastri, valori fondamentali dell'azienda relativi ai collaboratori dell'azienda. Allora, io voglio salutare subito Antonio Andreotti, direttore del personale, organizzazione e sistemi informativi. Buonasera e grazie per essere con noi. Buonasera, grazie a voi anzitutto. Buonasera, beh, è bello sentire, io sono partita proprio dalla parola pilastro, questa parola, questo termine collegato alle persone che lavorano tutti i giorni. Io sto dicendo molte cose che forse sono banali, però insomma quando si lavora e soprattutto quando bisogna guardare verso il futuro, nei momenti di difficoltà, non si devono dare per scontate, è d'accordo con me? Sì, sono assolutamente d'accordo, anche perché le persone appunto sono uno dei pilastri del nostro piano industriale. Cosa vuol dire pilastri? Sono uno degli elementi fondamentali per realizzare gli obiettivi di crescita e di funzionamento dell'azienda. E senza le persone si potrebbe avere la strategia teoricamente migliore, ma è impossibile realizzarla. E soprattutto in questi momenti difficili si capisce come le persone facciano la differenza. Vale per tutte le aziende, credo, in tutti i contesti. Noi siamo un'azienda con una forte vocazione industriale, ma poi un'azienda anche di servizi pubblici locali. E quindi effettivamente riconoscere questo pilastro in tutte le nostre scelte gestionali, dal momento della selezione, dell'onboarding, tutto l'accompagnamento è per noi un punto centrale della nostra attività. Ecco, poi sa cosa mi è venuto in mente anche mentre leggevo poco fa la motivazione che accompagna questo premio? È che ci sono due aspetti nello stesso sunto del discorso che apparentemente sembrano sempre cozzare l'uno con l'altro, cioè quando si parla di investimento in digitalizzazione, quindi quando parliamo di innovazione, nuove tecnologie, ma nello stesso tempo investimento nel capitale umano. Appunto, questi due aspetti spesso si pensa che vadano a scontrarsi, invece no, tutt'altro, no? Però c'è sempre la paura che investendo in tecnologia davvero il capitale umano possa essere messo da parte. Questo è un punto, la digitalizzazione fra l'altro è uno degli altri pilastri del nostro piano industriale. Guardi, proprio questo momento fa riflettere molto, perché tutte le tecnologie che stiamo usando anche questa sera in realtà erano già disponibili, cioè non è che si siano inventate nuove tecnologie per i videocollegamenti, oppure per lavorare a distanza, oppure per altre cose. Le tecnologie però sono usate da persone, quindi se si mette a disposizione la tecnologia senza un percorso che accompagni le persone, faccia loro capire quanto appunto la digitalizzazione può migliorare le loro attività e può aiutare a raggiungere gli obiettivi aziendali, effettivamente se non si fa questo si corrono rischi di fare degli investimenti inutili. È chiaro che questo però significa anche un grosso investimento formativo. Ora, a parte gli iperspecialisti, che sono figure che cerchiamo, ma per ambiti particolari, a livello diffuso il problema è proprio quello di dare a tutti le basi per la comprensione del cambiamento in atto, di poterlo usare al meglio nella loro attività. E ripeto, questi giorni lo dimostrano bene, perché ci hanno costretto ad accelerare moltissimo su questo percorso di cambiamento, ma le basi c'erano tutte, quindi semplicemente abbiamo accelerato quello che avevamo già iniziato a fare con dei percorsi specifici.
Ecco, questo è un altro spunto di ottimismo e sono contenta, ma le chiedo anche un'altra cosa, perché lei dice che abbiamo dovuto semplicemente accelerare, no? Rispetto a quelli che erano già dei meccanismi avviati. Questo però non rischia, questa è una domanda che esula un po' anche dalla sua attività, però insomma si inserisce in quello che è in generale tutto il meccanismo industriale, appunto. Non c'è il rischio che si creino delle situazioni di serie A e di serie B proprio perché non tutti magari si partiva dalla stessa base, quindi questo periodo in cui naturalmente ha richiesto degli avanzamenti possa penalizzare qualcuno. Ma il rischio c'è, è innegabile, insomma, sarebbe sciocco non dirlo. Noi abbiamo, quando le parlavo del percorso, noi abbiamo iniziato proprio con un questionario che cercava di capire qual era il livello di conoscenze e di competenze disponibili nell'azienda. Questo questionario l'abbiamo somministrato, ora siamo 8.000, all'epoca eravamo 7.200, noi continuiamo a crescere. Abbiamo somministrato a tutte le 7.200 persone che siamo nel gruppo, di cui oltre la metà sono operai. E sulla base di quello che abbiamo rilevato, abbiamo fatto due cose: dei percorsi formativi personalizzati, e dall'altro abbiamo individuato delle figure che abbiamo definito trasformatori, cioè attori della trasformazione, che fossero rappresentativi delle diverse popolazioni aziendali e aiutassero direttamente i loro colleghi in questo percorso. Cioè abbiamo pensato che, per esempio, per aiutare al meglio, non so, un operaio che si occupa di spazzamento a usare lo smartphone che ha, la cosa migliore fosse avere un suo collega che ha più competenze e glielo spiegasse direttamente. Ecco, questa cosa ci ha aiutato molto a innalzare il livello di competenze senza lasciare indietro nessuno. Poi è ovvio che non si può pensare che vada tutto a posto e ci vuole del tempo, però credo che il cammino che abbiamo intrapreso, molto attento alle persone e accompagnandole con persone loro vicine, sia stato veramente un fattore di successo. Va bene, allora io la ringrazio, ringrazio Antonio Andreotti, direttore personale, organizzazione e sistemi informativi di IREN, naturalmente ancora complimenti per questo premio e mi auguro di sentirla al più presto. Benissimo, grazie a voi, sono molto onorato sia per me sia per tutto il mio team, perché ovviamente tutto quello che abbiamo fatto era riconoscimento a me, però non si conseguono risultati senza una squadra che lavora su tutti questi aspetti e effettivamente questa squadra c'è stata e ha dato un grandissimo contributo. Quindi vi ringrazio anche a nome del mio team. Grazie, grazie ancora e appunto stiamo continuamente sentendo anche queste due parole, team squadra, lavoro di sinergia, che è una delle cose fondamentali. Andiamo avanti.